Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, è stata l'ospite d'onore nella cerimonia di avvio dell'anno accademico dell'Ateneo Molisano. Dopo un inseguimento per le strade di Termoli, è stato arrestato un malvivente pugliese per il tentato furto di gasolio da un furgone, l'uomo in cella a Larino. Continua a muoversi lentamente il movimento franoso che a Civita Campomarano ha fatto evacuare una decina di abitazioni. Il comune chiede aiuto allo Stato. Turno di riposo domani pomeriggio per il Campobasso in Serie D. L'Olimpia Agnone si reca sul difficile campo del Matelica. Nella pallavolo Lisernia Roma. Bentrovati gentili telespettatori, l'Università degli Studi del Molise e le istituzioni regionali e locali nella giornata dell'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 hanno accolto Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, il servizio. Dopo aver subito alcuni ritardi, si inaugura l'anno accademico 2016-2017 dell'Università degli Studi del Molise. Ospite d'onore la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, che come primo atto incontra a Campobasso, nelle adiacenze dell'Aula Magna, i piccoli alunni della scuola primaria Don Milani, con i quali ha scambiato alcune frasi e invitandoli con i loro maestri a visitare Monte Citorio. Subito dopo si è recata, scortata dal magnifico rettore Gianmaria Palmieri e accompagnata dal prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, dal presidente della regione Paolo Di Laura Frattura, dal sindaco e presidente della provincia Antonio Battista, dal presidente della provincia di Isernia Lorenzo Coia e da altre figure istituzionali nell'Aula Magna, dove si è sviluppata l'intera cerimonia di inaugurazione. La Presidente Boldrini è stata salutata dal Sindaco Battista e dal Presidente Frattura, che hanno sottolineato alcune importanti peculiarità locali e regionali nei termini della odierna complessità nel gestire le vicende amministrative in un periodo ancora di forte criticità. L'intervento della Presidente della Camera ha puntualizzato con buona circostanza le più centrali situazioni del Paese, nei termini soprattutto della mancanza delle opportunità di lavoro per i giovani, ma anche nella enorme possibilità di utilizzare lo studio e l'innovazione tecnologica per rilanciare e dare sviluppo ai territori, trovando sempre più nuove possibilità di intervento. Un'Europa sociale, un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà. Non si dicevano queste parole prima. Un'unione in cui i giovani ricevano istruzione e la formazione migliore e possano studiare, trovare un lavoro in tutto il continente. Questo passaggio in un paese come il nostro ci impegna doppiamente. Il nostro paese è stato segnato da anni difficilissimi, anni in cui decine di migliaia di ragazzi e ragazze hanno abdicato, se ne sono andati via, perché hanno ritenuto che qui non ci poteva essere un futuro per loro. Guardate che già questa è una sconfitta. Quando le persone che hanno ricevuto una formazione, quando uno Stato investe su questo, sulla formazione, investe risorse, tempo, energie, e poi i giovani se ne vanno e vanno a contribuire allo sviluppo di altri paesi, già questa è una sconfitta. Abbiamo visto in questi anni persone perdere lavoro, magari a 50 anni, età molto difficile, non trovarlo più. Abbiamo visto artigiani che erano lì da sempre con la loro bottega. Ci stanno più. Io quando torno nelle Marche, faccio dei giri, vado a cercare l'artigiano, non lo trovo più. La saracinesca è giù e non si alzerà più quella saracinesca. Ecco, e abbiamo visto anche il welfare che si restringe sempre di più. Paradossale, in tempi di crisi, il welfare deve essere raddoppiato. No. In questi anni in guerra si è ristretto. E allora abbiamo visto anche la contrazione dei, la contrazione, il crollo dei consumi. Le persone non hanno
peso sordo e quindi il crollo della produzione. Quanti imprenditori disperati non ce l'hanno fatta? Hanno fatto anche gesti inconsulti pur di non arrivare alla misura ultima di licenziare. Tutti i punti affrontati nel segno di un pubblico che sappia garantire i percorsi di crescita senza rinunciare ai sogni che sono e diventano essenziali per guardare al futuro a bordo di un mondo sempre più nuovo e migliore e naturalmente più giusto ed adeguato per tutti i suoi abitanti. Voglio dire ai ragazzi e alle ragazze che sono qui presenti di non avere paura del futuro, non avere paura, di credere nelle vostre possibilità, di non indietreggiare prima ancora di cominciare. E ve lo dico ricordando una frase molto bella di una grande donna, Eleonora Roosevelt. Eleonora Roosevelt disse: il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. E io mi associo a questa considerazione. Un ringraziamento alla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, dal primo cittadino di Campobasso Antonio Battista in occasione proprio dell'avvio dell'anno accademico. Un Ateneo che continua a puntare sull'eccellenza data dalla competenza del corpo docente, da un'organizzazione puntuale e a misura d'uomo che fanno aumentare il numero degli iscritti da ogni parte d'Italia, ha proseguito il Sindaco Battista. Un grazie al Rettore Palmieri per il rilevante contributo offerto alla Regione attraverso la valorizzazione dell'Ateneo Molisano. Cambiamo adesso argomento. Il Consiglio regionale del Molise è stato aggiornato a giovedì 13 aprile per continuare la discussione sulla proposta di legge in materia di risorse idriche, un argomento spinoso, articolato e contrastato da numerosi sindaci e movimenti che necessita di ancora maggior tempo in aula. La contrastata nascita dell'EGAM ha visto approdare in Consiglio oltre 100 emendamenti. In ginocchio il centro storico di Civita Campomarano, il forte dissesto del terreno ha fatto evacuare oltre 10 abitazioni. L'amministrazione comunale ha chiesto aiuti alla Regione e allo Stato. Le lesioni hanno provocato danni anche alla casa comunale del paese. Anche il comune si è dovuto trasferire in questo locale. Sì, sono giorni che stiamo per l'appunto lavorando per il trasloco del comune, perché anche il comune per l'appunto ha avuto delle lesioni. Sicuramente stiamo vivendo un brutto momento, speriamo in un miglioramento, in un miracolo in questo caso, e però cerchiamo di, quantomeno di non abbatterci, di reagire. C'è il sindaco che al momento non sa più dove chiedere aiuto, è andato a Roma sperando per l'appunto nell'aiuto della Regione. Il comune è molto vicino alle famiglie che per l'appunto hanno sgomberato e a tutti i cittadini, che dire, mai come adesso siamo uniti. Sono un civitese come tanti altri danneggiato da questo evento apocalittico che sta distruggendo metà del paese, quindi solidale a tutti i miei concittadini, stiamo vivendo questa tragedia a cui si potrà porre rimedio solo mediante una dichiarazione di stato di emergenza che potrà risarcire parzialmente i beni materiali persi, ma mai più quelli spirituali e quelli morali. È stato subito costituito un comitato di tutti i cittadini danneggiati dal sisma, che sono diverse unità di familiari che sono state sgombrate, e per gestire l'immediata emergenza, grazie anche all'interessamento immediato del sindaco, abbiamo potuto riscontrare però l'assenza di mezzi e di possibilità, perché già il comune è minimo, in una regione minima d'Italia attualmente non si è avuto nessun riscontro positivo. Stiamo ancora attendendo dei moduli dove almeno recuperare gli ultimi oggetti che siamo riusciti a salvare dalle nostre abitazioni. Com'è la situazione allora? La situazione è triste, stanno tutte le case spaccate qua, la pavimentazione tutta spaccata. Adesso dove sta? Io sto a casa di mio figlio. Com'è la situazione per voi? Per me è tragica,
sto aiutando a sfollare la gente. Io già abito le cassette di legno. Vedo già sono 13-14 case che sto svuotando. Sono proprio boh. Ma pure a me. Poi c'è stato ieri sera qui sotto e stamattina già si è allargato di così. L'Associazione Centro Storico di Campobasso propone domani una nuova iniziativa in favore della raccolta fondi per la ricostruzione del teatro comunale di Amatrice, distrutto dal terremoto di fine agosto. Domani mattina è prevista una visita guidata ai resti della fortificazione della collina Monforte del capoluogo. Passiamo adesso alla cronaca. Tentato furto, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli sono i capi d'accusa a carico di un pluripregiudicato di San Severo arrestato dagli agenti di polizia a Termoli e condotto in carcere a Larino. Il malvivente aveva tentato di sottrarre carburante da un furgone Iveco all'interno del parcheggio dello stabilimento Fiat, ma vistosi scoperto dalla vigilanza si dava alla fuga a bordo di un Alfa Romeo 147. Una pattuglia della squadra volante si poneva all'inseguimento dell'auto, che veniva bloccata diversi minuti dopo all'altezza di via Corsica. Convegno dibattito oggi al municipio di Agnone voluto dalla CISL in presenza dell'ANCI sul futuro di numerosi uffici postali in Molise che dovranno, secondo Poste Italiane, essere oggetto di veri e propri ridimensionamenti. Sarebbero oltre 100 gli uffici postali in Molise che dovrebbero, secondo quanto stabilito da Poste Italiane, essere a rischio di ridimensionamento. Subirebbero tagli al personale e turnazioni nelle aperture, con l'ovvio disagio dei cittadini, soprattutto di quelli che abitano le aree periferiche, che già si vedono recapitare la corrispondenza a giorni alterni. Nel convegno di Agnone, convocato dalla CISL per discutere e ragionare sulle lotte ad evitare il disagio del servizio postale, anche l'ANCI Molise, che da tempo si impegna a trovare un futuro adeguato per i cittadini. L'ANCI con le varie rappresentanze sindacali hanno illustrato quelli che sono gli obiettivi che Poste Italiane S.p.A. si propone di realizzare col nuovo piano di razionalizzazione presentato all'Agicom. Ovviamente in questo piano Poste fa una grande razionalizzazione, si prevede la chiusura di circa 1000 uffici postali e qui in Molise, che è quello che a noi in questo momento interessa di più, sono 150 gli uffici postali ad essere colpiti e soprattutto quelli che verranno colpiti sono quelli dei piccoli comuni, perché Poste in ogni caso guarda all'utenza e guarda quelli che sono i numeri che vengono effettuati giornalmente. Ecco, ANCI da sempre sta conducendo una battaglia contro questa politica di razionalizzazione, anche perché è stato dimostrato che economicamente non è svantaggioso tenere un ufficio in un piccolo comune a giorni alterni, seppure a giorni alterni, ma al contrario porta solo beneficio sia all'utenza ma anche alle Poste, anche perché non vengono affollati uffici situati nelle città maggiori, ma quello che deve essere garantito da Poste soprattutto è il servizio e il presidio nel singolo comune, perché questo Poste è l'impegno che ha preso in sede di trattative con il governo e quindi questo impegno sottoscritto in un protocollo deve essere assolutamente mantenuto e come ANCI questa sarà la battaglia che sarà condotta. Nell'Alto Molise, ecco, soprattutto mantenere gli uffici in ogni singolo comune, seppur a giorni alterni, voglio dire, dopo tra l'altro i sindaci si sono messi a disposizione anche con i locali, dare a Poste dei locali proprio comunali oppure in qualche modo dare dei servizi proprio a dimostrazione del fatto che c'è un tot des, non è soltanto chiedere unilateralmente da parte dei comuni ma è proprio perché uno vuole mantenere un servizio che soprattutto nei comuni con popolazione maggiormente anziana è necessario mantenere. Le Poste sono come gli ospedali, sono come tanti altri servizi che qualora vengono chiusi significa chiudere il territorio.
Già Lanci, subito dopo lo sciopero generale che è stato indetto il 4 novembre scorso, ha proposto una delibera che è girata per tutti i comuni molisani. Oggi con i nuovi scenari, ecco, si parla di postino telematico, eccetera, ci sarà una nuova delibera che verrà concordata con le varie rappresentanze sindacali e che Lanci si impegnerà a far girare in tutti i comuni. Spero che si arriverà ad un 136 delibere in modo che il presidente dell'Lanci a Roma avrà più forza per interloquire. I lavori di riqualificazione di via Corsica Termoli prenderanno il via la settimana prossima. La strada è la principale arteria di ingresso alla città da sud, ma attualmente essa presenta segni di degrado. L'intervento di sistemazione consisterà nel rifacimento dell'asfalto sulla carreggiata, oltre alla realizzazione di una nuova rotonda all'incrocio tra via dei Pini e via Corsica per decongestionare il traffico locale e rendere più sicura l'immissione delle auto sulla ex statale 16. Il turismo integrato per lo sviluppo del Molise e del Sud, dibattito questa sera nella sala del municipio a Campomarino, una iniziativa regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità. Il mercato del lavoro in Italia è degenerato, il sindacato CGIL boccia i voucher, i due referendum del 28 maggio intendono restituire valore all'occupazione. Una serie di manifestazioni abbastanza pressanti in Consiglio regionale, ora il volantinaggio e questa riunione. Perché? Ma è una mobilitazione che continuiamo a fare su tutto il territorio nazionale per sostenere intanto i quesiti referendari che abbiamo proposto e per cui è stata indicata una data, il 28 maggio, che sono gli strumenti con cui noi vogliamo affermare la proposta di Carta dei diritti universali del lavoro, cioè quella proposta di nuovo statuto dei lavoratori che parte dall'idea che questo mercato del lavoro, che questa situazione va recuperata a partire dalle condizioni dei lavoratori, a partire dalla restituzione di un valore sociale al lavoro. I due quesiti referendari sono stati proposti perché rappresentano proprio la condizione forse emblematica più difficile della degenerazione degli ultimi 20 anni nel mercato del lavoro. Noi chiediamo l'abrogazione dei voucher e il ripristino della responsabilità solidale negli appalti. Lo strumento dei voucher è uno strumento che è stato, come dimostrato dalle statistiche degli ultimi anni, abusato, perché utilizzato non certo per far emergere il lavoro nero, ma per legalizzarlo, per costruire un lavoro povero, senza diritti, senza tutele, in tutti i settori produttivi, perdendo la sua caratteristica di occasionalità. Per questo riteniamo che sia uno strumento che va abrogato e per questo noi nella Carta Universale dei Diritti pensiamo di dover fare una proposta invece per la regolamentazione del lavoro occasionale, che ha una circoscrizione di utilizzo all'ambito privato per alcune tipologie di impiego, per tutte le altre esistono altre forme contrattuali che sono le forme che prevedono diritti e tutele. Così come il secondo quesito, quello di cui si è parlato poco, il sistema degli appalti, la responsabilità solidale degli appalti, una norma di principio che è stata abrogata, ma è lì dove si è consumato, soprattutto in tempo di crisi, una degenerazione pesante, perché i processi di esternalizzazione nel mercato del lavoro hanno creato quelle condizioni per cui nella lunga catena degli appalti e del subappalto, senza responsabilità dell'impresa committente, le prime conseguenze le hanno pagati quei lavoratori che rappresentano l'anello debole di quella catena degli appalti. Ma questo è un tema che parla all'intera società, perché quando non c'è responsabilità dell'impresa e quando la logica applicata è quella del massimo ribasso, a pagarne le conseguenze è proprio la qualità di quel servizio e di quell'opera. E quindi noi chiediamo di ripristinare anche in questo senso una norma di civiltà. Questi due quesiti accompagnano dunque la proposta più generale, il progetto politico, quella di ripartire dal lavoro, dal valore del lavoro, per uscire da questa situazione di crisi nel nostro paese e per ripartire soprattutto dalle condizioni delle persone. Siamo in presenza di un decreto del governo che potrebbe superare il referendum, perché recepisce di fatto i quesiti, ma ecco, il decreto per noi ha
valore nel momento in cui diventa legge. Fino a quel momento noi non smobilitiamo, il 28 pensiamo che si debba andare a votare, se arriva la legge bene vuol dire che la nostra mobilitazione continuerà per l'affermazione della Carta dei diritti universali, se non interviene quel decreto, se il Parlamento deciderà di modificare, vuol dire che chiameremo il Paese a decidere sul proprio futuro. I cittadini di Filignano hanno autorizzato l'amministrazione locale ad aderire allo SPRAR con un'accoglienza nel paese dell'1% calcolato sui residenti, vale a dire 8 migranti massimo. Filignano è oggi un comune multietnico e multiculturale, oltre che patria di emigrati in ogni paese del continente. Per il sindaco Lorenzo Coia le esperienze di lavori socialmente utili, forme di scambio culturale di saperi, integrazione scolastica o percorsi linguistici, esperienze di percorsi formativi possono essere di aiuto anche per i paesi ospiti. Prosegue la solidarietà promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie. In numerose piazze la vendita di uova pasquali per raccogliere fondi. L'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma rinnova il tradizionale appuntamento con la solidarietà. Oggi è domenica in molte piazze e anche Molisane la 24esima edizione dell'iniziativa Uova di Pasqua e Ail. Migliaia di volontari dell'associazione offriranno un uovo di cioccolato a chi farà una donazione minima di 12 euro. L'iniziativa ha permesso negli anni di raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. I fondi raccolti sosterranno quindi la ricerca scientifica, ma anche il servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini e le case alloggio. Supporteranno poi il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali, laboratori per la diagnosi e la ricerca e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. Per conoscere le 4.500 piazze con le uova di Pasqua AIL è possibile contattare il numero 06 7038 6013 o visitare il sito www.ail.it. Per donazioni attivo il conto corrente postale AIL numero 873000. La conoscenza del passato per costruire una società della convivenza e del reciproco rispetto nell'ambito di un progetto di valorizzazione dell'Alta Valle del Volturno. Da questa premessa prende spunto il convegno Sua Maestà la Zampogna. L'appuntamento è per lunedì mattina al Castello Pandone di Cerro al Volturno. Lotta ai tumori e la cultura della prevenzione, ultimo appuntamento oggi al Liceo Pace di Guglionesi per il ciclo di incontri nelle scuole legato al progetto Martina, incontri promossi dal Lions Club. Al Museo Raucci di Isernia oggi pomeriggio la presentazione del libro di Giovannino Renzullo Quando l'amore può aspettare, un romanzo naif ambientato nella città Pentra. 45enne di Macchia Godena e un poeta distinto. L'evento è stato patrocinato dal comune di Isernia. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Poco nuvoloso dal pomeriggio fino a sera sul Molise, le temperature sono comprese tra la minima di 11 gradi a Campobasso e la massima di 23 a Termoli. Ventilazione debole meridionale, quasi calmo l'Adriatico centrale. Domattina sulla regione è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche, valori in calo, venti da sud.
Nel cuore della città, lungo i muri, le strade, dove ogni angolo racconta storia, c'è l'osteria Don Peppino, punto e a capo, dove il piacere di gustare dell'ottima cucina è consuetudine. Cucina tradizionale e innovativa a base di solo pesce fresco, baccalà e stoccafisso. A Campobasso, in via Ziccardi 32, adiacente Porta Mancina. Gradita la prenotazione al 348 06 10705. In campo domani pomeriggio alle ore 15 la Serie D per la 12ª giornata di ritorno. Vediamo il quadro completo degli incontri fino alla promozione regionale. Castelfidardo, Alfonsine, Civitanovese, Pineto, Fermana, Vispesa, Roma, Telica, Olimpiagnonese, Monticelli, Recanatese, San Marino, Romagna Centro, San Nicolò, Jesina, Vastese, San Maurese, riposerà al Campobasso. Classifica, vediamo, la Fermana 58 punti, Matelica 49, San Nicolò 47, Vispesaro 45, San Maurese 43, Olimpiagnonese 40, Vastese 38, Romagna Centro 37, Campobasso 36, San Marino e Monticelli 34, Jesina Pineto 33 punti, Alfonsine 22, Recanatese 21, Castelfidardo 18, Civitanovese 17. Scendiamo in Eccellenza, Campobasso 1919 Allife, Gamba Tesa Cliternina, Macchia Vasto Girardi, Pietramonte Corvino Riccia, Sesto Campano Isernia, Trepini Matese Guglionesi, Termoli Spinete e Venafro Campo di Pietra. Scendiamo in promozione, Baranello Cerce Maggiore, Boiano Vulcania, Campomarino Ielsi, Castelmauro Real San Martino, Frentania Biccari, Maronea Matese, Roccasicura Molise e Sant'Eliana Roseto. Continuiamo a parlare di calcio, questo è il prossimo turno nel campionato del CSI, settima giornata di ritorno, Amatori Boiano Sporting Torella, Carlantino Fiamma Ielsi, Mirabello Casalciprano, Icam Campochiaro Le Terrazze Campobasso, Morrone Macchia Godena, Castelmauro Trivento Tufara Cerce Maggiore e Magic Vinchiaturo che ospiterà la capolista Sant'Angelo Limosano. Cambiamo disciplina per la nona giornata di ritorno del campionato di pallavolo femminile di B1. L'Isernia andrà in trasferta nella capitale domani alle ore 16 contro la Volley Group Roma. Una trasferta delicata per le molisane che dovranno vedersela contro una formazione terz'ultima in classifica e bisognosa di far punti. Arbitri La Rocca e Renzi di Latina. Partirà domani da Fondi nel Basso Lazio la nuova avventura sportiva della Molise Tour Bike nel campionato Marathon Sentieri e Sapori. Sei atleti del team molisano si cimenteranno in una gara sui 65 chilometri. Circa un migliaio di ciclisti iscritti alla corsa sulle due ruote in provincia di Latina. Domani a Riccione invece prenderà il via il campionato italiano indoor di fondo di nuoto. Alla manifestazione in Romagna la società molisana Idrosport sarà rappresentata da Lucia Benini per il secondo anno consecutivo. La nuotatrice scenderà in vasca nei 5.000 metri, categoria Juniores. Infine, secondo raduno di auto storiche domani mattina in Molise. Dopo la partenza da Campobasso, le auto raggiungeranno Isernia in Piazza della Repubblica. Seguirà successivamente una visita al Museo del Paleolitico e nel pomeriggio alla Cattedrale di San Pietro Apostolo. E con questa ultima notizia noi chiudiamo il telegiornale. Grazie a voi tutti, buon fine settimana.